Buongiorno e benvenuti, grazie per essere qui e grazie per aver scelto di partecipare a questa visita teatralizzata che si muoverà all'interno di Caponago. Di Caponago visiteremo quattro luoghi simbolo, di cui scopriremo la storia, lo sviluppo e anche il ruolo all'interno del paese. Tutto questo per scoprire appunto cosa c'era una volta a Caponago, ma anche cosa c'è ancora. Noi siamo i Capogiro e vi accompagneremo durante questa visita guidata. Direi che possiamo iniziare. Possiamo iniziare? Caponago, come la maggior parte delle città italiane, ha un'origine romana. I documenti infatti ci parlano di Caponiacum, una frazione detta Vicus del Pagus di Cavenago, quindi della città più grande che era Cavenago. In epoca medievale sappiamo che Caponiacum cambiò il suo nome e divenne Capunaco. Caponago visse la sua epoca d'oro tra il 1600 e il 1700, dove abbiamo notizia di numerose ville di delizia e case da massaro. Nel 1900 Caponago assume il ruolo di importante centro industriale, ma già nel 1600 noi sappiamo che Caponago era un importantissimo polo per l'allevamento dei bachi, per la produzione della seta. Caponago non sarebbe tale senza i suoi personaggi, infatti sono numerose le personalità che sono nate a Caponago e hanno avuto a che fare con la nostra città. Il primo che citiamo è Tommaso da Caponago. Tommaso da Caponago visse nel 1400 ed era un importante giurista, famoso per la sua citazione che ancora oggi è affissa in Piazza dei Mercanti a Milano. Le liti portano sempre la rovina dei litiganti. Cominciamo dal nome. Caponago. È successo dell'incredibile e dell'incontenibile. Caponago nasce come contado, poi diventa borgo, poi diventa comune. Passa dall'agricoltura all'industria, piano però attraverso i gelsi e il bacco da seta. Il primo pallone aerostatico che batteva colori italiani. E poi Voltolina, che si somma ai mille. E poi i carri. E poi il palio di Abucat. E poi il Cantagiro e il Giro d'Italia. Sino ai primi del Novecento, qui a Caponago, c'era molta più aria. Riuscivi a vedere il cielo in mezzo alle strade. Le case erano più basse. Le persone portavano degli sguardi un poco più alti e si salutavano, sempre, tutti quanti. Il centro della città era fatto dall'unione delle persone. Le strade erano fatte di terra e di sassi. Terra, sassi e polvere. E collegavano i vari abitanti e le cascine, passando per i campi, passando per i boschi. E venivano percorse solamente a piedi. Gli artigiani. Eccoli là. Quella lunga fila di carri trainati da poderosi cavalli. E quei cavalli sono guidati dai Cavalant. I Cavalant sono i cavalieri di Caponago. Stanno portando la merce sino a Milano. Questa sera la consegnano. Devono fermarsi la notte. E la mattina di nuovo di ritorno verso Caponago, ognuno presso la propria cascina. La cascina doppia, la cascina nuova, la cascina San Francesco, la cascina San Giuseppe, la Bertagna, la Cassinazza. Io ti ringrazio, cara cascina. Grazie per aver dato riposo e rifugio a quelli che della guerra hanno avuto paura. Come me. Sì, perché qui a Caponago anche la paura ha fatto capolino. Io mi ricordo che nell'estate del 44 ero un giovanotto e vivevo nascosto nei cascinali sparsi nella zona. Avevamo paura dei grandi rastrellamenti. Mi ricordo il grosso rastrellamento della prima settimana di settembre del 1944. Perché qui a Caponago c'era il comando dei tedeschi. Ma Caponago non ricorda solamente la paura, ricorda anche la gioia, quella del 45, quando i carri armati che passavano erano quelli degli americani. Seguitemi, sto per portarvi in quello che è il cuore di Caponago, la piazza con la grande chiesa. Pensate che le hanno dato nome Piazza della Pace. Ma che bel nome! Dopo degli anni così bui.
Andiamo. Bello, bello. Eccoci arrivati nella Piazza della Pace, che, come dicevamo, è un po' il cuore pulsante, il fulcro della nostra comunità caponaghese. Tutti gli anni qui si svolge il Palio degli Avvocat, che è un'importante manifestazione legata appunto a questo nostro concittadino celebre, Tommaso da Caponago. Allora, il Palio degli Avvocat, dicevamo, si svolge proprio sulla Piazza della Pace, che, così come la vedete, è il frutto del restauro dei primi anni 2000. Alla stessa epoca risale anche la fontana, che è stata materialmente e poi anche simbolicamente, diciamo, legata alla chiesa attraverso questa linea di colore verde, in modo tale da legare, diciamo, i due monumenti simbolo della piazza, legati a una simbologia relativa alla vita e alla rinascita. Quella alle mie spalle è la chiesa parrocchiale di Caponago, dedicata a Santa Giuliana. È una chiesa che ha un'origine molto antica, medievale. La chiesa, come la potete vedere oggi, è però frutto del grande restauro e soprattutto della grande ricostruzione settecentesca su progetto dell'architetto Carlo Giuseppe Merlo, e i lavori sono datati tra il 1738 e il 1742. La chiesa presenta ancora oggi una forma molto particolare, pianta ellittica, che non è molto comune in realtà nel panorama architettonico lombardo del Settecento, e infatti rappresenta un po' una sorta di unicum, diciamo. La facciata invece è datata alla fine del Settecento, e più o meno allo stesso periodo risale anche la ricostruzione del campanile. Ah, prego, prego, venite, venite dentro, non siete timidi, entrate, entrate. Dai, forza, entrate. Mi sulla narita, sì. La perpetua, momento, non propriamente una perpetua, io non vivo qui, io vengo qui ogni tanto, aiuto, do una mano, c'è sempre qualcosa da fare in chiesa, sempre, perché io sono una devota della Santa Giuliana e questa chiesa è intitolata a lei, sono, come si dice oggi, una fan. Eccola qua, Santa Giuliana da Nicomedia. Si narra che mentre era incarcerata ricevette una visita, niente meno che dal demonio stesso, travestito da angelo. Ma lei, ferma, immobile, non si fece ingannare, anzi, aveva capito cosa c'era sotto, aveva capito che si nascondeva dietro quell'angelo, e quando la portarono al patibolo, lei riuscì a portarselo dietro. E si potevano sentire le grida del demonio travestito da angelo, che implorava misericordia. È proprio la mia santa preferita. La leggenda dice che può capitare, se si è molto fortunati, di vedere la Santa Giuliana in abito bianco passeggiare all'interno della sua chiesa. Mi son qui tutti i giorni, un mai visna got. Boh, beh, arrivederci, buona giornata, vi lascio. Allora, prima di uscire, due paroline sugli affreschi. Furono realizzati dal pittore Antonio da Grada nel 1895, e il soggetto principale è l'apoteosi di Santa Giuliana, che è rappresentata nel grande tondo sopra le nostre teste. Accanto le rappresentazioni dei santi, dei quattro evangelisti, e dietro l'altare le figure allegoriche di fede, speranza e carità. Mentre per quel che riguarda l'organo, è ancora quello originale settecentesco, realizzato nella bottega del maestro Fontana, e ha subito alcuni restauri sia nell'Ottocento sia nel Novecento.
L'edificio alle mie spalle è l'Istituto Falcone Borsellino, quindi la scuola elementare e media di Caponago. Come potete vedere è un edificio piuttosto recente, risale infatti solo agli anni 70 del 1900. Al momento contiene la scuola elementare e la scuola media, ma dovete immaginarvi che fino alla sua costruzione Caponago aveva solo la scuola elementare e l'asilo. Per proseguire gli studi, per andare alla scuola media, i ragazzi dovevano camminare molto, qualche chilometro, e spostarsi nei paesi vicini. Ora vi faremo vedere degli esempi di arte contemporanea. Due dei tre murales che avete già intravisti prima, questo è il terzo. Questi tre murales, iniziamo col dire che si trovano sui muri della scuola, e la scuola è il punto di istruzione, di formazione alla fine delle nuove generazioni, diciamo, e in più due su tre si affacciano sulla piazza, cuore del nostro paese. Hanno tre tematiche importanti: una è guerra e pace, l'altra è la scoperta del mondo e questo è il desiderio. E infatti siamo partiti da un hashtag con questo, che era Io Desidero. Questi qua sono i tre murales che, avendo prima visto l'arte che c'era al tempo, questa è l'arte nuova, l'arte più recente. Uno dei più grandi progetti che abbiamo fatto con i ragazzi assieme a Mix e alla scuola. Spalle è il torrente Molgora. Il torrente Molgora nasce vicino a Lecco e attraversa tutta la Brianza prima di tuffarsi nel fiume Muzza. E dovete immaginarvi che una volta questa parte che stiamo vedendo adesso non esisteva nemmeno. Caponago infatti finiva qui e l'ultimo edificio che delimitava appunto i confini della città era proprio l'ospedaletto. Alle mie spalle potete vedere l'ospedaletto, un edificio che molti di voi conoscono con questo nome. Ma perché si chiama ospedaletto? Qual è l'origine di questo nome? L'ospedaletto, o ex ospedaletto, e poi capiremo il perché, venne chiamato così proprio perché la volontà del conte Gabrio Casati era quella di costruire un edificio che potesse ospitare un piccolo ospedale per il paese. Volle quindi creare questo edificio estremamente moderno, utilizzando solo gli ultimi materiali a disposizione, come ad esempio il cemento armato. Ma proprio il cemento armato e questa modernità sono stati il limite dell'ospedaletto. Il cemento, non essendo un materiale non facilmente igienizzabile, non permetteva all'ospedaletto di adempiere ai requisiti igienico-sanitari necessari per poter mettere una struttura sanitaria. Oggi invece ospita la sede di Spazio Mix. A livello architettonico possiamo notare le linee pulite e le decorazioni floreali tipiche dello stile Liberty. Bello, vero? Silenzioso, tranquillo. Ci venivamo sempre quando eravamo bambini. Eravamo in due, ma ne combinavamo per cento. Sembra proprio ieri. Vedete quegli alberi là in fondo? Ecco, là c'era il nostro accampamento. Noi utilizzavamo bastoni, paglia, stracci vecchi. Tutto quello che trovavamo in giro poteva servire per costruire il nostro nascondiglio. Ci impiegavamo delle ore e ci passavamo delle giornate intere a giocarci dentro e tutt'attorno con le fionde, i lanciasassi. Ecco, dovevamo colpire i bersagli che incidavamo sul tronco degli alberi. 10 punti il bersaglio più lontano. Ogni tanto la mira ci tradiva e noi colpivamo i vetri di qualche finestra e allora bisognava darsi la gambe, perché se ti prendevano erano guai. E poi i tuffi nel Molgora, con quell'acqua così fredda, ghiacciata, che ti entrava nel corpo, nelle ossa, ti faceva sentire così vivo. E la frutta, che scorpacciati di frutta, bella matura. Noi andavamo a prenderla nel cortile del curato. Mi diceva: Fra, scavalchi tu oggi, che io ho scavalcato ieri. E io gli dicevo: ma no, Lino, ma che scavalcare? Io domani mi devo confessare, come faccio a scavalcare? Ti preoccupare, mi diceva Lino. Natale, Natalino, lo chiamavo Lino perché era più piccolo di me. E mi diceva: senti, ti spiego io come ci si confessa. Allora, tu prima di tutto confessi di aver rubato della frutta, in generale. Poi, se del prete ti chiede se la frutta che hai rubato era la sua, tu gli dici di no. E subito dopo confessi di aver detto una bugia, in generale. Capito? E allora scavalcavo. E poi via, di corsa, venivamo a nasconderci qui. Ecco, noi facevamo i gradini a due alla volta, percorrevamo tutto quanto il corridoio e ci fermavamo là in fondo, pancia all'aria. Giusto un mozzicone di candela per fare un poco di luce e poi scoppiavamo a ridere immaginando
la faccia paonazza del curato e le urla della perpetua che non riusciva mai a coglierci sul fatto. E io da allora vengo sempre qui, ogni giorno, a ricordarmi del mio amico Lino, delle nostre giocate, delle corse, di quei pomeriggi così luminosi, eterni, bellissimi. Avete visto a cosa serviva l'ospedaletto qualche anno fa, ma sapete cosa serve oggi? Sapete cos'è Mix? Mix oggi è un spazio organizzato dal comune come centro culturale per i ragazzi. Noi ogni lunedì, insieme appunto a ragazzi principalmente delle medie, stiamo qui, creiamo laboratori per loro e li organizziamo. Tra i vari laboratori ricordiamo quelli storici e quelli innovativi. Tra quelli storici ad esempio abbiamo laboratorio di musica oppure laboratorio di trucco. Tra quelli un po' più innovativi abbiamo laboratorio di gaming, laboratorio di beatbox. Sono ormai quasi 10 anni che il Mix va avanti, organizziamo questi laboratori. Agli inizi eravamo noi i ragazzi che partecipavano a questi laboratori e possiamo dire di averlo vissuto da quando è nato fino ad oggi. Quindi da fruitori del servizio siamo passati direttamente ad essere peer educator. Oltre ad accompagnare quindi i ragazzi nelle varie fasi dei progetti, alcuni di questi sono stati fatti anche da noi. Per esempio, quando eravamo un po' più piccoli, quindi circa 5-6 anni fa più o meno, partecipavamo molto anche noi a delle feste piuttosto che degli eventi all'interno dell'ospedaletto. Ora nel ruolo di peer educator continuiamo a proporli soprattutto ai ragazzi. Questo è per noi lo Spazio Mix e speriamo che continui a essere così Spazio Mix. Grazie. Siamo arrivati davanti all'ultima tappa del nostro percorso, Villa Prata Galbiati Simonetta. È una villa molto semplice dal punto di vista architettonico, in stile neoclassico con alcuni elementi decorativi rococò. Fu costruita all'inizio del Settecento per volere dei conti Prata, ma subito poi ceduta alla famiglia Galbiati e per mezzo dell'ultima esponente di questa famiglia, Leopolda, che poi andò in sposa ad un membro della famiglia Simonetta, passò nei possedimenti della famiglia Simonetta, finché poi non fu ceduta al comune, che vi insediò prima le scuole elementari e l'asilo, fino al 1974 e poi la destinò a sede comunale. La visita termina qui e noi vi ringraziamo tanto di essere venuti. Grazie.